della Russia non è anche una, diciamo, un non rispetto dell'articolo 2 dell'utilizzo della forza? Cioè non è anche questo qua considerato l'utilizzo della forza come gli altri stati? Allora, la domanda che pone la vostra compagna è molto interessante. Ma puntare dei missili nucleari verso un obiettivo non costituisce una minaccia dell'uso della forza e come tale già di per sé vietata dall'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite? Su questo si è molto discusso. La risposta, tutto sommato, dal punto di vista del diritto internazionale è che, ed è questo l'argomento utilizzato, spesso utilizzato, è che il mero possesso all'interno di una logica di equilibrio in fondo non costituisca una violazione. Devo dire però che a un certo punto le due superpotenze avevano assunto un reciproco atteggiamento di puntarsi i missili gli uni con gli altri, che poteva in effetti essere configurata come, benissimo, come minaccia dell'uso della forza. Qual è il problema poi? Che non c'era nessuna autorità superiore che potesse dire e qualificare che quella effettivamente costituiva una minaccia, un po' perché il Consiglio di Sicurezza, che eventualmente avrebbe potuto dirlo, era bloccato al proprio interno, e un po' perché il diritto internazionale, come vi siete accorti, è anche un po' un diritto primitivo, insomma, non è che ci sono veramente dei giudici o dei poliziotti o un Parlamento, è un diritto che si fonda in fondo sul fatto che gli stessi destinatari delle norme sono quelli che le creano e non c'è un'autorità superiore che le faccia valere, a meno che loro si mettano d'accordo. Posso fare io una domanda? Sì. Riguardo alla Siria. Uh-huh. Recentemente ho saputo che comunque c'è un problema al Consiglio di Sicurezza perché non riescono a, questo è stato a settembre mi pare, non riuscivano ad approvare una risoluzione per un intervento dei caschi blu in Siria per il fatto che degli interessi economici da parte degli Stati Uniti, no, da parte degli Stati Uniti che volevano l'intervento, la Russia che non voleva, per il fatto che è l'ultima base russa nel Mediterraneo, quindi sono degli interessi economici che si pongono davanti agli interessi umanitari. Come si fa in questo caso a riuscire a porre davanti i diritti umani agli interessi economici? Come l'intervento, diciamo, in guerra dei caschi blu, come si fa a far intervenire? Perché alla fine la guerra c'è. Sì. Allora, qui c'è un grosso problema che diciamo così è paradigmatico in Siria. Oggi le guerre, molte di queste sono guerre civili, guerre che si combattono all'interno degli stati, e c'è un problema legato al fatto che spesso gli stati si dividono fra quelli che sostengono il governo in carica e quelli che sostengono i ribelli. Molto spesso non è, dal punto di vista politico non si riesce a trovare un accordo per fare in modo che si individuino alcune soluzioni tipo diplomatico o eventualmente di peacekeeping, quindi di mantenimento della pace, attraverso anche delle missioni che siano all'uopo create dal Consiglio di Sicurezza. Questo evidentemente è il limite dettato dal fatto che bisogna che gli stati si mettano d'accordo. L'unica cosa che dice il diritto internazionale generale è che sostenere i ribelli va contro la sovranità territoriale di uno Stato, di per sé sarebbe un illecito. Quanto alla Siria, si è molto discusso rispetto ad applicare il paradigma dell'intervento d'umanità, diciamo, intervenire militarmente per mettere fine ai massacri, militarmente, quindi questo era un intervento militare, che è diverso da un'operazione di caschi blu, dove invece il mandato è molto più circoscritto, molto più legato al mantenimento della pace e alla costruzione della pace. Ci devono essere anche le condizioni, oggi in Siria non ci sono le condizioni per mettere una missione diciamo così di peacekeeping o peacebuilding.
quindi questo sicuramente. D'altro canto è vero che si è cercato di trovare altre vie negoziali. Per esempio, si è riusciti a imporre alla Siria il cosiddetto disarmo chimico. La Siria era uno dei pochi paesi che non aveva ratificato una convenzione che è stata adottata nel 1993 che mette al bando totalmente le armi chimiche. Ricorderete che ad agosto vennero fuori prove del fatto che era stata usata l'arma chimica in Siria. Ed era stata su quella base che gli Stati Uniti avevano anche provato a dire ma noi usiamo la forza. La cosa è rientrata e c'è un processo negoziale che ha fatto in modo che la Siria ratificasse queste armi e questa convenzione, e queste armi sotto controllo internazionale fossero poi portate in due navi, una norvegese e una danese, che l'11 di febbraio, così pare, trasporteranno a Gioia Tauro gli agenti chimici da queste navi scandinave a una nave americana che in alto mare dovrebbe poi provvedere a disinnescare questi agenti. Questo è stato un contributo, però naturalmente il problema è tutto negoziale a questo punto, è che gli stati non hanno, voi lo vedete, in questi giorni c'è una conferenza a Ginevra, non è che se ne sta cavando molto, perché naturalmente diciamo, i facilitatori internazionali non sono stati veramente in grado di far parlare le opposte fazioni, diciamo, a questo punto. E questa è un po' la grande domanda, cioè come fermare le guerre civili? E questo rimane un problema aperto, che in fondo anche travalica tutto il discorso sulle guerre tra stati, eccetera. Il concetto di responsibility to protect, di responsabilità di proteggere, cerca in fondo anche di sviluppare un paradigma di riferimento su questo, con tutti i limiti però, perché tutto sommato diciamo così, non c'è molta chiarezza. Un mio ex collega di studi qui a Padova ora lavora proprio al segretariato generale, un italiano che ha studiato qui a Padova, un ragazzo sardo, lavora al segretariato generale delle Nazioni Unite proprio in una, diciamo, in un ufficio che cerca di chiarire che significa responsabilità di proteggere, dicendo fate attenzione che poi l'uso della forza armata per porre fine ai massacri in fondo è anche l'extrema ratio, posto che sia autorizzata dal Consiglio di Sicurezza, che molti altri metodi dovrebbero essere identificati. Ecco, non so, provo a dire questo. A me avrebbe da dire una cosa, cioè, visto che l'unica arma che noi abbiamo per contrastare le guerre è la diplomazia e la capacità di capire, come dire, i problemi grossi che gli stati hanno al loro interno e che dovrebbero tentare di risolvere in altro modo che non con la guerra, no? E voglio dire, ci vuole anche un apparato, cioè un livello di preparazione dal punto di vista diplomatico in tutti gli stati che deve essere notevolissimo per contrastare quelli che sono gli interessi economici, prima di tutto di prestigio, di potere, ma anche di natura religiosa, che ne so. E perché, voglio dire, chi fa le guerre, no? Ha anche un livello, mi verrebbe da dire, di cultura, che è molto basso rispetto, no, alle forze che sono necessarie per contrastarla. Perché se vogliamo finalmente andare in controtendenza a cercare appunto di prevenirle sul serio le guerre, ma non con il discorso della guerra preventiva degli Stati Uniti, cioè di cercare di risolvere davvero quelle che sono le controversie profonde che ci sono tra gli stati senza arrivare poi e anche all'interno degli stati stessi, cioè ci vuole un livello di preparazione e in molteplici direzioni, cioè bisogna creare una classe proprio di diplomatici, ma anche, come dire, di studiosi di quelli che sono i problemi interni allo Stato, di notevole spessore. Cioè non vedo altre prospettive per il futuro per evitare le guerre se non questo. Allora, pone un tema, anche questo, molto d'attualità. In fondo, se voi vedete in prospettiva tutte le cose che io vi ho detto, fanno parte, per certi versi,
di un paradigma probabilmente quasi superato di intendere il rapporto tra guerra e diritto, perché in fondo si fondano, non perché questo non sia ancora oggi tutto sommato necessario, però su un concetto di guerra tra stati, no? È un rischio sempre presente, non è che non lo sia. Alcune sono state anche guerre internazionali, guerre tra stati. Questo faccio anche una parentesi. Oggi tutti a criticare l'Europa, intesa come Unione Europea, ma dietro la costruzione troppo burocratica, è vero forse, o semplicemente troppo finanziaria oggi nell'integrazione europea. Ecco, dietro quest'idea c'è un'idea grande, che è quella di assicurare la pace in Europa. Gli stati parte dell'Unione Europea sono stati che a partire dal 1945 hanno vissuto in pace. Quindi comunque c'è da tutelare questo. Però è vero anche che c'è una realtà di guerra civile, pensiamo anche all'Africa, pensiamo alla Repubblica Centrafricana oggi, pensiamo... Medio Oriente è un discorso a parte che meriterebbe anche questo un approfondimento. La prossima volta chiariamo anche questo aspetto del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, che è pure interessante. Teniamocelo questo come elemento di riflessione. Pensiamo però a quello che sta accadendo in Sud Sudan, quello che sta accadendo in Mozambico, dove pare finalmente si stia scongiurando un rischio di ritorno alle armi in una guerra civile che è stata sanguinosa. Allora, lì c'è una questione che si pone. Primo, chi sono le parti del conflitto? Molte volte non è chiarissimo. Chi sono gli interlocutori? Secondo, che significa mettere fine alla guerra? Perché se è vero che non esiste un terzo tra guerra e pace, è vero anche che l'assenza delle ostilità di per sé ancora non significa pace. E sempre di più c'è un'attenzione al cosiddetto peace building, cioè alla costruzione della pace in situazioni che vengono o tuttora vivono situazioni di conflittualità. Pensiamo anche alla Colombia, un paese che è 40 anni che è in guerra civile. Magari anche luoghi che non si conoscono benissimo, non so quanto voi sappiate della Colombia, però anche la Colombia è un paese che viene da una situazione di guerra civile. E qui c'è da dire che l'aspetto essenziale è dato dal fatto di costruire il dialogo e costruire una diciamo, transizione alla pace. Su questo si sta lavorando e vari sono anche gli interlocutori e gli attori di questi processi di pace. Di questo ambito di discussione fanno parte come smobilitare chi fa parte di gruppi armati, come costruire le condizioni della partecipazione politica del dissidente che da insorto deve diventare interlocutore politico, e quindi la partecipazione democratica, come assicurare un'adeguata giustizia di transizione, cioè chi si è macchiato di gravi crimini deve essere giudicato, oppure le esigenze della pace e della riconciliazione significano anche in qualche maniera rivedere lo stesso concetto di punizione responsabile. Il caso sudafricano in fondo ci ricorda di come le commissioni di verità e riconciliazione possono essere degli strumenti complementari, ti direi, o non necessariamente totalmente alternativi rispetto alla punizione dei responsabili. In realtà il discorso
si complica e che è tutto sul versante, dal punto di vista dei giuristi, dello ius post bellum quasi, o in qualche maniera non soltanto in post bellum inteso non soltanto le ostilità o non soltanto il diritto a non avere ragione. Lo vedete il paradigma? Detto in soldoni, abbiamo parlato un'ora e mezza, abbiamo detto tante cose, ma provate a riassumere veramente i due paradigmi. Beh, qui è molto semplice: non si può usare la forza a meno che non siamo in una situazione di legittima difesa oppure autorizzati dal Consiglio di Sicurezza. Bisogna sempre distinguere tra civili e combattenti, e certe armi e mezzi delle ostilità non si possono utilizzare. Benissimo, ma che ne è della costruzione della pace? Che significa questo? Qui c'è molto una questione poi di diritti umani, e allora il tema diventa: che ruolo hanno i diritti umani anche internazionalmente riconosciuti nella costruzione della pace? 10 secondi, voglio dire, potremmo dire che questo è il percorso che abbiamo fatto oggi insieme. Però ecco, volevo dire che dopo tutto quello che abbiamo detto, a me sembra che di questi tre ambiti il più veramente difficile da discutere sia il primo, perché se lo ius in bello, vabbè, in qualche modo ci si può mettere intorno ad un tavolo e decidere se quell'arma può essere usata e quell'altra no, e lì forse si potrebbero trovare anche dei punti di convergenza, e anche nel post bellum io veramente trovo un ginepraio inestricabile lo ius ad bellum, perché noi parliamo di terrorismo, no? Terrorismo islamico, ma noi sappiamo bene che i partigiani in Italia venivano chiamati dai tedeschi terroristi, banditi li chiamavano, no? Allora noi oggi festeggiamo in Italia la resistenza come una guerra non giusta, giustissima, quella che ci ha liberato, che ha contribuito ovviamente a liberarci dal fascismo. Allora, in questo caso, col senno di poi, per noi italiani i partigiani erano quasi da sacralizzare. E ovviamente per i tedeschi, i fascisti e la Repubblica Sociale Italiana, i partigiani erano dei criminali e dei terroristi, no? Allora io dico che trovo veramente difficile, e potrei fare molti altri esempi su questo, no? Terroristi, quelli che si fanno saltare per aria per una giusta causa, per la difesa del loro territorio, eccetera, eccetera. Noi li vediamo come criminali, ma uno che si fa saltare per aria con della dinamite addosso non credo che di sé abbia la percezione di essere un criminale, non credo proprio, anzi lo fanno dopo essersi affidati ad Allah, no? E sacrificare la propria vita a Dio. Allora io qui veramente trovo una quasi impossibilità a venire fuori da questa. Allora proviamo però a distinguere, la domanda è molto importante, eh? Proviamo però a distinguere i piani e a sciogliere quello che a noi sembra, dico a noi giuristi, sembra chiaro, da quello che in fondo può essere oggetto di discussione e di fatto è oggetto di dibattito. Dunque, anzitutto bisogna affrontare il tema in una dimensione storica. Un discorso era un tempo in cui non vigeva il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, ma evidentemente è semplicemente un divieto pattizio di muoversi una guerra di aggressione o di risolvere la guerra, di risolvere le controversie tra gli stati con la forza, eccetera. Quindi dal punto di vista dello ius ad bellum, gli esempi, diciamo, precedenti alla seconda guerra mondiale devono essere sempre presi con le pinze. Beh, rispetto alla società delle nazioni, sì, rispetto all'AD. Farei attenzione anche a utilizzare l'esempio dei partigiani come opposto a quello dei terroristi, per una ragione molto semplice, perché diciamo così, i partigiani anche oggi, nella misura in cui sono un gruppo armato organizzato che, diciamo così, contrasta una potenza occupante, sono perfettamente riconosciuti e regolati dal diritto internazionale umanitario, dallo ius in bello, senza problemi da questo punto di vista. Quindi voglio dire, non è una figura che non è riconosciuta dal diritto questa. D'altro canto è anche da dire questo, che ci sono alcuni usi della forza che
che sono giustificati secondo il principio dell'autodeterminazione. Faccio un esempio molto chiaro. Nessuno discute, diciamo così, che ci siano dei movimenti di liberazione nazionale, pensate a tutta la decolonizzazione, che si liberino da regimi coloniali e occupazioni straniere. In linea di principio, l'OLP, che è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è un movimento di liberazione nazionale che appunto, tanto che non sono arrivati gli accordi del 93, ha appunto combattuto per l'autodeterminazione del popolo palestinese. Quindi c'è tutto questo versante di ius ad bellum. Che cosa c'è oggi di nuovo e che facciamo fatica a capire? È il concetto di guerra al terrore. È chiaro? A che categorie appartiene questo? Pensiamo ad Al-Qaeda, qualsiasi cosa questa sia. Allora, qui il Comitato Internazionale della Croce Rossa nel 2002 dice, qui bisogna fare chiarezza, un discorso sono i talebani o Al-Qaeda che combattono in Afghanistan. Lì c'è un conflitto armato non internazionale ed è una questione che va vista secondo quella prospettiva. Altro discorso è la presenza di attacchi terroristici in tempo di pace in questi paesi. Questo è semplicemente terrorismo, una vicenda in fondo che è conosciuta in molti paesi, rispetto alla quale non utilizziamo le categorie della guerra per rispondere, ma le categorie appunto della risposta, si direbbe in inglese, di law enforcement, quindi degli strumenti di polizia e di contrasto criminale, diciamo dal punto di vista penale e diciamo di polizia rispetto a questo. Bisogna fare una distinzione. Beh, ma se avessero fatto saltare 100 americani in Afghanistan? Allora, questo appunto, il punto appunto è quello di verificare qual è il quadro della questione. Prendiamo l'esempio afghano, scusate, però forse potrebbe essere utile, mi rendo conto che i giuristi sono a volte un po' pedanti su questa cosa. Allora, in Afghanistan come sono andate le cose? C'era un regime che a un certo punto era al potere, quello dei talebani, c'era una situazione di guerra civile al proprio tempo, al proprio interno, con i mujahideen. Interviene un esercito estero, gli Stati Uniti, nell'ottobre del 2001. Loro dicono: abbiamo titolo a intervenire perché esercitiamo il nostro diritto alla legittima difesa, reagendo agli attacchi dell'11 settembre. Anche qui possiamo discutere se la legge. Questa è stata la loro giustificazione dal punto di vista dell'ius ad bellum. Una volta che sono intervenuti, quello è diventato un conflitto armato internazionale, cioè gli Stati Uniti contro l'Afghanistan. Quando l'Afghanistan, diciamo così, c'è stata la presa di Kabul e c'è stato messo il governo Karzai stava con gli Stati Uniti, aveva invitato gli Stati Uniti a rimanere e quindi quello dal punto di vista dello ius in bello è diventato un conflitto armato non internazionale, cosa complicatissima. Comunque, si applica il diritto umanitario. L'Italia e gli altri paesi sono intervenuti dopo l'11 settembre, a partire da novembre, con ISAF sulla base di una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Ecco la base giuridica di ius ad bellum. Se c'è un diciamo così, un attacco compiuto da un gruppo armato in Afghanistan contro i soldati, è evidente che questo deve essere valutato dal punto di vista del diritto internazionale umanitario. Il punto di vista del diritto internazionale umanitario è considerare questo gruppo armato come coperto dallo ius in bello, possono essere attaccati, quello che compiono rispetto a questi atti violenti che compiono possono essere giudicati, però da questo punto di vista ci sono gli strumenti per poter qualificare queste condotte. Il problema più che altro si è posto non tanto per quello, per attacchi contro per esempio gli eserciti in Afghanistan, perché in qualche maniera qui le misure per contrastare ci sono. Ma mettiamo che vengano catturati questi terroristi o presunti tali, che garanzie hanno? Chi sono dal punto di vista del diritto internazionale? Ci sono delle garanzie? Oppure in fondo, trattandoli come terroristi, stanno su un vuoto giuridico rispetto al quale poi si possono più o meno trattare come li hanno trattati a Guantanamo, per esempio?
E quindi poi i problemi diventano ancora più articolati. Sono irrisolvibili quasi, vorrei dire. Beh, insomma, sicuramente non li abbiamo risolti. Non sono risolti. Sicuramente no, che poi il futuro non lo possiamo ipotizzare. Però ecco, l'importante di quello che vi deve rimanere di oggi, anche come percorso, è che c'è stata un'evoluzione rispetto al diritto a muovere guerra, nel senso a un certo punto di vietarlo da parte degli stati, pur ammettendo delle eccezioni. Queste eccezioni sono diventate problematiche, non si nega. Qualcuno a un certo punto aveva detto che il divieto non contava più, ma non è vero, secondo me. Quindi il divieto c'è, ma queste eccezioni talvolta sono problematiche. C'è poi una questione di come vengono condotte le ostilità e dei limiti che ci sono, e c'è una questione poi di come da uno stato di guerra si possa passare alla pace, ed è un terzo ordine di problemi. Allora io direi che dal punto di vista, potremmo dire, di un quadramento, il diritto ci aiuta a capire questa differenza tra queste tre categorie di situazioni: un diritto a fare la guerra, un diritto che disciplina la modalità attraverso la quale si fa la guerra, è un diritto che cerca di costruire una serie di strumenti per fare in modo che si costruisca la pace. Dopodiché è evidente che le barbarie sono state compiute. Questo non ci fa dire che perché avvengono gli omicidi in Italia allora non esista più la penalizzazione dell'omicidio. Scusate se faccio questo riferimento. Quindi insomma le norme esistono e vanno anche applicate. Una mia collega fa l'avvocato negli Stati Uniti, la potete trovare, si chiama Christine Husky, è una brillante, è un brillante avvocato che insegna adesso in Arizona, ed è stata una dei primi avvocati che ha deciso di difendere i detenuti di Guantanamo, facendo un gesto molto coraggioso, un'americana che diventa l'avvocato dei terroristi di Guantanamo. E dice che per quanto terribili siano state le cose compiute, tutti hanno diritto alla difesa e tutti hanno diritto ad alcune garanzie minime di trattamento, compreso un giusto processo e quindi è un trattamento, diciamo così, umano. Lei ha scritto un libro molto bello che racconta proprio queste sue visite in questo carcere americano nell'isola di Cuba, di Guantanamo, e racconta tutti gli sforzi perché il diritto possa essere uno strumento di giustizia e non di, sopraffazione in questo senso. Quindi c'è questa dimensione che però, ecco, deve essere sempre tenuta distinta da altri profili. Direi questo. C'è qualche... Beh, adesso decadiamo perché sennò...